Qual è il modo più facile per diventare ricchi su YouTube? Fare bei video? Avere milioni di iscritti? Fare collaborazioni, sponsorizzazioni, product placement? Tirare un cornetto in faccia a Ciccio Gamer? Oh no! Rapinare una banca? E poi caricare un video sul tubo? Sì, perché YouTube ha lo strano potere di riuscire a catturare l'attenzione della gente. Guarderai mai il mio gatto che gioca per 20 minuti con un laser? Oppure un tizio che gioca a un videogioco che sono troppo pigro per giocare io? No! Eppure su YouTube lo faccio. E più sono ignoranti i contenuti, più faccio fatica a staccarmene. Ah, l'ideale sarebbe un video di 7 minuti con una ragazza che dice di aver rapinato una banca, che conta i soldi davanti alla camera per far vedere che effettivamente è vero quello che dice, ride, gioisce e dice che ama i Green Day. Sì, perché è sempre di una ragazza stiamo parlando. Ancora maledico il giorno che mi sono perso tutto questo. Perché sì. È successo. La 19enne Anna Sabata, una ragazza che probabilmente riuscirebbe a farsi battere a ruba mazzetto da un carciofo, l'ha fatto. Ma si potrebbe pensare che stava scherzando, che mai una persona sarebbe così stupida da confessare una rapina online. Sì, vabbè, c'era Lupin che annunciava tutto quello che voleva rubare. Ma primo, era un anime. Secondo, nel mondo reale esiste qualche poliziotto anche più furbo di Zenigata. Quindi, come hanno fatto i poliziotti a dire che era stata realmente lei e che non era l'ennesimo fake? Beh, nel video indossava gli stessi vestiti della rapina, dava una perfetta descrizione della macchina rubata. Sì, perché non vi ho detto che per fare la rapina prima ha rubato una macchina, dava i dettagli della rapina, contava i 6.256 dollari rubati e giusto per completare il pacchetto nella descrizione scriveva: "Ho appena rubato una macchina e rapinato una banca. Finalmente sono ricca! Adesso posso pagarmi il college e da domani shopping sfrenato! Baci!" Penso sia abbastanza. Questa confessione in piena regola servì alla polizia per incriminarla per furto, rapina a mano armata e possesso di droga. Sì, perché recuperarono la macchina e tutti i soldi, a parte i 30 dollari che si era fumata. Anna si è beccata così una decina di anni di carcere, senza neanche lasciare a una star del suo calibro la possibilità di vloggare. E purtroppo YouTube ha rimosso una delle sue perle migliori poche ore dopo la sua pubblicazione. No. Il video è ancora online e ve lo lascio sotto nella descrizione. E vi ricordate all'inizio quando vi dicevo che era uno di quei video che guarderei in loop fino alla fine dei miei giorni? Mentivo, è abbastanza palloso, ma almeno la storia che c'è dietro è figa.